Perfetto ragazzi, ci siamo svegliati, sono solo le 3:30 del pomeriggio e ci siamo appena svegliati, però calcolate che ieri era Capodanno, quindi abbiamo fatto notte tarda, ci siamo addormentati tardi, più, però adesso vi voglio portare a vedere un posto che sicuramente avrete visto in una serie televisiva, è un po' diverso, si chiama Cheesecake Factory e come dice già il nome è quello dove lavorava Penny fondamentalmente in The Big Bang Theory e hanno preso spunto da lì, ovviamente non è lo stesso, però ve lo voglio far vedere, ci sono già andato 2 anni fa e vi volevo far vedere un po' com'è, veramente strano, torte gigantesche. Andiamo a Dubai Mall e vi faccio vedere questo posto. Spero vi piaccia. Ragazzi, siamo arrivati, non so quello che si sentirà, però almeno vi faccio vedere un po' l'Osmo come registra, eccetera. Ragazzi, ci eravamo lasciati col menù, adesso siamo al tavolo. C'è un casino micidiale, ma me lo ricordavo già così, perché la roba è veramente buona. Soprattutto le fettuccine Alfredo che mi sa che andrò a prendere per farvi vedere le famosissime fettuccine Alfredo. Quindi ragazzi, abbiamo il menù, adesso è pienissimo però fa niente. Abbiamo un po' di drink, small plates snack, come vedete 31 dirham, 30, quindi si sta sugli 8 euro più o meno. Poi ditemi come si sente perché sto registrando tutto con il microfono dell'Osmo e c'è un casino micidiale qua intorno. Ragazzi, per chi se lo stesse chiedendo, le fettuccine Alfredo sono delle fettuccine, come dice il nome, con dentro formaggio, tanto formaggio e pollo. Ed è, dicono essere tipico italiano all'estero. Vabbè, comunque niente, adesso le proviamo e ve le voglio portare perché mi ricordo l'altra volta sono rimasto scioccato dalla porzione. Poi abbiamo preso un piatto da dividere, dei gamberi fritti. E poi vabbè prenderà qualcosa la mia ragazza, però comunque per farvi capire il prezzo per due quanto può venire, poi alla fine ovviamente non si può venire qua e non mangiare una cheesecake, quindi prenderemo anche la cheesecake. Poi vi faccio vedere lo scontrino. Ragazzi, queste sono Buffalo Wings, quindi le alette di pollo disossate, quindi si possono già mangiare così. Salsa ultra piccante e salsa normale. Sembra buona. Questa salsa qua, ragazzi, è tipo altaleggio. E per chi non sa cos'è altaleggio, si vada ad informare. Queste qua sono fettuccine piccole. Vi ho fatto togliere il pollo, ma sono fettuccine piccole. Anche se io pezzi di pollo li vedo lo stesso. Comunque il grana spolverato al momento, tocco di classe, eh. Ragazzi, pian pianino il piatto si sta finendo. Sono un po' troppo al dente, però sono molto molto buone. Purtroppo, ragazzi, c'è un momento in cui un uomo deve ammettere le sue debolezze, ammettere che non ce l'ha fatta. E io lo ammetto davanti a questo resto di fettuccine Alfredo che sto morendo, ragazzi. Basta, basta. Un po' di torta, quella sì, la torta sì. Sono venuto qua per quello, poi. Se non mangio la torta non ha senso, però mi devo tenere lo spazio. Ragazzi, alla fine abbiamo optato per una fetta da dividere di cheesecake al caramello salato. E niente, adesso sentiamo com'è. Sembra buona. Buonissimo. Buonissimo ragazzi, buonissimo. Non so se mi sentite, ma è buonissimo. Si vede? Ragazzi, apriamo insieme il conto. Ta-da-da-da. Totale
Questo qua, aspettate che ve lo mette a fuoco, 286 dirham e 65, il che vuol dire una sessantina di euro in due. Però avete visto le porzioni, qua ci sono poi tutti. Abbiamo preso due soda. Ah, le soda calcolate che c'è il refill, quindi il bicchiere che avete visto, poi tutti i refill, tutte le volte che andate a ricaricare è gratis, quindi in realtà è buono. Le Buffalo Strip, Shrimp Platter, Fettuccine Alfredo, Salted Caramel, abbiamo preso una torta che avete visto, l'abbiamo divisa in due. Il totale con le tasse 286. Non è tantissimo alla fine, sono 25-30 euro a testa, però alla fine si è mangiato bene. Quindi ragazzi, dal Cheesecake Factory è tutto, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao! Oh, that's just the way it is. The way it is.